Buonasera ai nostri telespettatori, bentornati al telegiornale di RTA. Si è spento nella tarda serata di ieri il commendator Marco Botti, sindaco di Albareto dal 1958 al 1995. Per oltre 40 anni è stato uno dei principali esponenti della politica valtarese. Il 1 giugno avrebbe festeggiato 103 anni. Si è spento nella tarda serata di ieri, presso la propria abitazione a Gotra di Albareto, il commendator Marco Botti, superstite del massacro della divisione Acqui, perpetrato dai tedeschi a Cefalonia nel settembre 1943 e successivamente sindaco di Albareto per oltre 36 anni e mezzo. Nato nella frazione borgotarese di San Vincenzo il 1 giugno 1918, fu chiamato alle armi nell'aprile del 1939 ed inquadrato nella 33esima divisione di fanteria Acqui. Al momento dell'entrata in guerra dell'Italia, il 10 giugno 1940, questa grande unità militare di cui faceva parte Marco Botti fu schierata sul fronte italo-francese nel settore del Colle della Maddalena, tra le Alpi Marittime e le Alpi Cozie, sino all'armistizio del 25 giugno tra il Regno d'Italia e il governo francese di Vichy. Quindi, nel dicembre 1940, dopo la sconfitta italiana in Grecia, la divisione Acqui fu inviata di rinforzo sul fronte greco-albanese e quando, nell'aprile 1941, l'intervento tedesco provocò la disfatta ellenica, fu destinata a presidiare come truppa di occupazione le isole Ionie di Corfù, Zante e Cefalonia. In quest'ultima isola, sede del comando di divisione, Marco Botti si trovava l'8 settembre, allorché fu proclamato l'armistizio tra l'Italia e gli anglo-americani. I soldati della divisione Acqui rifiutarono di consegnare le armi agli ex alleati tedeschi e di farsi internare in Germania, ma dopo una strenua resistenza durata sino al 21 settembre, furono costretti a capitolare. Per rappresaglia, i tedeschi fucilarono diverse migliaia di soldati e ufficiali. La compagnia di cui faceva parte Marco Botti fu condotta in fondo ad un vallone e mitragliata in massa, ma lui, avendo la prontezza di spirito di buttarsi immediatamente a terra, fu coperto dai cadaveri dei commilitoni e creduto morto dai tedeschi. Sopraggiunta la notte ed accertatosi che i tedeschi se n'erano andati, uscì da sotto il mucchio dei morti e si rifugiò presso una famiglia di contadini greci che lo aiutarono a raggiungere il continente, dove si unì al movimento di resistenza ellenico. Rientrato in patria al termine del conflitto, nel 1955 si presentò alle elezioni comunali di Albareto, risultando il primo degli eletti nella lista della Democrazia Cristiana. Cosicché, quando 3 anni dopo l'allora sindaco onorevole Angela Gotelli si dimise dalla carica in quanto chiamata a far parte del secondo governo Fanfani come sottosegretario al Ministero della Sanità, divenne il suo naturale successore. Eletto primo cittadino di Albareto il 18 settembre 1958, fu riconfermato per 7 mandati consecutivi sino al 24 aprile 1995, allorché, quasi ottantenne, si ritirò dall'attività amministrativa pur continuando per qualche anno ad occuparsi di politica in qualità di presidente del Comitato Comprensoriale del Partito Popolare. Marco Botti è una delle prime persone che ho conosciuto quando ho iniziato il percorso politico. Un grande esempio di amministratore locale, di sindaco, ma un grande esempio di amante del proprio territorio, di Albareto, di Borgotaro dove appunto era nato e di tutta la montagna. Viene a mancare una figura veramente storica, un pilastro della nostra comunità. Poi avevo anche un rapporto affettivo, un legame affettivo e particolare perché
essendo un reduce di Cefalonia, era come mio nonno ricco che è scomparso qualche anno fa, erano insieme a Cefalonia, per cui c'è anche questo filone veramente sentimentale rispetto a questa figura che ci mancherà. Questa figura che abbiamo celebrato qualche anno fa in Piazzetta La Quara, quando l'amministrazione comunale gli ha riservato la medaglia d'oro, essendo nato a Borgo Taro per il compimento dei 100 anni, e in cui c'è stato un emozionante standing ovation da parte di tutti i partecipanti e dei sindaci di questa valle. Per cui lo vogliamo ricordare davvero con la fascia tricolore e lo ringraziamo perché se oggi abbiamo una valle così bella, così interessante, così appetibile da parte di chi viene da fuori, è anche merito di Marco Botti, di tutto quello che lui ha fatto e ha seminato in questi anni. Marco Botti lascia la moglie Albina, 7 figli, 15 nipoti e 11 pronipoti. La salma è esposta presso la camera mortuaria dell'ospedale Santa Maria di Borgo Taro, da cui partirà il funerale che verrà celebrato domani, martedì 23 febbraio, alle ore 10:30, nella chiesa parrocchiale di Gotra. Nella medesima chiesa sarà recitato questa sera alle ore 20:30 il Santo Rosario di Suffragio. A tutti i familiari del commendator Marco Botti vanno le più sentite condoglianze di proprietà e redazione di Radio Teleappennino. Un lungo sfogo sulla pagina Facebook del sindaco di Bedonia, Giampaolo Serpagli, riprende la protesta proposta che insieme ad altri colleghi della Valtaro sta portando avanti per aiutare gli esercizi commerciali ormai allo stremo delle forze. Così non va, ma siamo disponibili a collaborare. Ascoltateci. È la richiesta ostentata sulla propria pagina Facebook di Giampaolo Serpagli, sindaco di Bedonia, che dedica un lungo post di protesta contro le decisioni del governo di istituire nuovamente una zona arancione per l'Emilia-Romagna. Come alcuni amici sindaci stanno scrivendo, come andiamo dicendo a gran voce da molte settimane e come ha ricordato l'amico Donini ieri, i colori non battono il virus. Da diverso tempo le nostre comunità, che nei mesi passati hanno tenuto un comportamento esemplare, hanno pochissimi contagi. Proprio per questo sentiamo come immotivate le attuali restrizioni. Quello che è peggio è che ci sembra di vanificare i nostri sacrifici. Questa strategia va cambiata. La cartina d'Italia, che a fasi alterne cambia colore da una settimana all'altra, non ha senso. Non si può continuare così. Serve creare micro aree dove l'RT è veramente pericoloso, così da circoscrivere i possibili focolai. Serve dare uno sprint più forte alla campagna vaccinale. La sanità regionale sta dando segno che se ci sono i vaccini si riesce a farne tanti rapidamente e in piena sicurezza. Serve trovare un sistema di ristori più tempestivo, automatico, che non subisca le torture e le lentezze di un sistema burocratico troppo ingessato. Tutto questo è possibile solo se si ascoltano gli amministratori locali, le associazioni di categoria, le associazioni di volontariato. Tutti questi soggetti ogni giorno sono a contatto con il territorio e capiscono come meglio intervenire per venire fuori da questa pandemia, continua il sindaco. Vediamo come un miraggio la luce in fondo al tunnel. La campagna vaccinale ci dà questa impressione, ma non possiamo farla durare fino a fine anno. Vanno istituiti più punti di somministrazione. Noi mettiamo a disposizione le nostre risorse. Sono sicuro che il volontariato è a disposizione, purché guidato da personale professionista. Serve fare presto e bene. Questo è possibile se tutti collaboriamo. Noi amministratori locali siamo a disposizione. Attendiamo solo di essere coinvolti, guidati da un'unica regia, ma disponibili a farci su le maniche e a mettere a disposizione quella rete nazionale di consiglieri, assessori, sindaci, volontari, che sono a mio modo di vedere ancora la parte più attiva e utile del sistema nazionale. Ma vediamo di entrare nel dettaglio della proposta che i primi cittadini di Albaretto, Bedonia, Borgo Taro, Compiano e Torno lo hanno inviato al prefetto, all'assessore regionale Lori, al presidente e vicepresidente dell'ANCI e al consigliere regionale Matteo Daffadà proprio in merito alle restrizioni dei pubblici esercizi sui comuni montani e piccoli comuni in generale.
I sindaci di Albaretto, Bedogna, Borgotaro, Compiano e Tornolo hanno messo a punto una proposta, frutto di un incontro condiviso tra le 5 amministrazioni comunali, in base ad una richiesta formulata dagli esercenti in merito alla questione delle chiusure dovute all'emergenza. Come tutti sappiamo, scrivono, le attività ricettive sono al collasso, molti stanno cercando di portare avanti le loro attività pur con perdite di esercizio. Da parte nostra abbiamo fatto quanto in nostro potere per ridurre o azzerare le tassazioni e tributi comunali, cercando anche di dare un aiuto concreto attraverso ristori dai nostri bilanci. Le attività però sono allo stremo delle forze, soprattutto moralmente, anche per via dei repentini e continui cambiamenti di norma. Siamo a chiedervi dunque di portare all'attenzione degli organismi legislativi competenti la richiesta con proposte concrete. Questo per poter far sì che gli esercizi possano riprendere e continuare a lavorare nel pieno rispetto delle disposizioni di divieto di assembramento e distanziamento. Come sindaci non possiamo fare altro che portare alla vostra attenzione le problematiche che ci vengono sottoposte dai nostri esercenti. Ed ecco la richiesta con la proposta delle variazioni di restrizioni di pubblici esercizi su comuni montani oppure piccoli comuni. Per quanto concerne l'area gialla, la proposta ipotizzabile è consumare cibi e bevande all'interno dei bar, dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione dalle 5 alle 22. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. Il consumo al tavolo è consentito senza restrizioni numeriche, con l'obbligo di mantenere almeno un metro di distanza, salvo persone conviventi. Il consumo al banco e nelle aree esterne è consentito con obbligo di distanziamento di almeno un metro. Sono vietate le feste. La proposta per l'area arancione è la seguente. È possibile consumare cibi e bevande all'interno dei bar, dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione dalle 5 alle 22 con solo servizio al tavolo o consumo al banco con distanziamento di almeno un metro tra le persone. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. Il consumo al tavolo viene consentito senza restrizioni numeriche con l'obbligo di mantenere almeno un metro di distanza, salvo conviventi. Il consumo nelle aree esterne è consentito solo al tavolo, con obbligo di distanziamento di almeno un metro dalle altre persone. Anche in questa zona, divieto di feste. Per quanto riguarda l'area rossa, la proposta è la seguente. Sempre vietato consumare cibi e bevande all'interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie e nelle loro adiacenze. Resta consentito, con specifiche eccezioni, dalle 11 alle 14, il consumo di pasti, esclusivamente al tavolo e con il distanziamento di almeno un metro, per lavoratori dipendenti e autonomi impossibilitati al rientro nella propria abitazione in tempo utile per il pranzo. Dalle 19 alle 22 il consumo di pasti, esclusivamente al tavolo e con il distanziamento di almeno un metro per i lavoratori dipendenti e autonomi impossibilitati al rientro nella propria abitazione in tempi utili per la cena. Dalle 5 alle 22 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande all'interno di ristoranti e delle altre attività di ristorazione. La consegna a domicilio viene consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. Viene consentita senza limiti di orario anche la consumazione di cibi e bevande all'interno degli alberghi e delle altre attività ricettive per i soli clienti che vi alloggiano. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve avvenire anche in questo caso nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. Ovviamente anche e soprattutto in zona rossa, divieto di feste. E restando in tema di pandemia, nuovo balzo in avanti per i contagi da Covid-19 a Parma e provincia. Ieri sono saliti a 135, 86 hanno sintomi. Registrato un decesso, si tratta di un uomo di 78 anni, mentre sono stabili i numeri in terapia intensiva. Nel dettaglio, per quanto riguarda
il distretto Valli, Taro e Ceno. Vediamo i dati recentemente forniti dall'azienda USL di Parma in merito appunto alla situazione Covid. Un caso guarito nelle ultime ore, 6 i casi usciti dalla quarantena sempre nelle ultime ore, 55 i casi positivi in isolamento domiciliare, 10 i casi positivi in isolamento domiciliare nelle ultime ore. Sono 6 i casi ricoverati presso l'ospedale di Parma, di cui 1 in terapia intensiva, 66 i contatti di casi positivi in quarantena. Infine, i casi guariti nelle ultime 24 ore in tutta la provincia sono 37. È stato di nuovo arrestato, passiamo alla cronaca, il 22enne che lo scorso agosto aveva distrutto la stazione ferroviaria di Ostia Parmense. Il giovane infatti è evaso dagli arresti domiciliari ed è stato rintracciato per strada dai carabinieri di Fornovo. Con lui c'era un 17enne in possesso di droga. Si è reso protagonista ancora una volta in senso negativo il 22enne tunisino, già noto alle cronache, per aver devastato nell'agosto dello scorso anno la stazione ferroviaria di Ostia Parmense e gettato sui binari poco prima dell'arrivo di un treno 3 transenne prontamente spostate da 2 carabinieri di una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia di Borgo Taro. Per questo reato il giovane è stato condannato a 2 anni, pena che sta scontando agli arresti domiciliari a Fornovo Taro, comune in cui risiede. Durante un controllo i carabinieri della locale stazione lo hanno sorpreso giorni fa all'esterno della propria casa in compagnia di un 17enne residente in provincia. Quest'ultimo, a seguito del controllo, ha spontaneamente consegnato diversi grammi di hashish suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il tunisino è stato di nuovo arrestato, riaccompagnato presso il luogo di detenzione a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre il minorenne è stato denunciato alla Procura dei minori di Bologna per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. È un bilancio che presenta difficoltà, come del resto tutti quelli dei comuni della nostra montagna, quello approvato durante l'ultimo consiglio comunale di Bore. Difficoltà che derivano dai minori trasferimenti da parte del governo centrale, dalla scarsità ovviamente della popolazione che fa diminuire ovviamente le imposte dirette. Vediamo. Un bilancio, quello approvato dal Consiglio Comunale di Bore, che come tutti i bilanci dei comuni di montagna presentano delle difficoltà. Difficoltà dovute ai minori trasferimenti da parte del governo centrale, difficoltà dovute anche al fatto che la scarsità di popolazione fa diminuire anche le imposte dirette da parte del comune. Nonostante questo si è cercato comunque di mantenere i servizi esistenti, cercando di trovare anche risorse per qualche investimento. Esatto, come appunto dicevi, nell'ultima seduta di Consiglio Comunale abbiamo approvato il bilancio di previsione 21-23 ed è stato un bilancio che, nonostante le difficoltà, vede comunque numerosi investimenti nel corso del 2021. Di fatto in questo anno andremo a ripristinare il centro sportivo La Pineta, in particolare la piscina, attraverso un investimento di 110.000 euro, 81 dei quali provengono dallo Stato, mentre il resto proviene appunto dalle casse del Comune. Inoltre andremo a fare 10.000 euro di investimenti sulla rete escursionistica, 5.000 euro ci verranno dati dalla Regione attraverso un bando regionale che abbiamo vinto e 5.000 euro verranno cofinanziati dal Comune. Inoltre avremo un'implementazione, un miglioramento dell'attuale sistema di videosorveglianza per 60.000 euro, di cui 35 di fondi statali e 25 di fondi comunali. Inoltre con il comune di Varsi andremo a fare un grandissimo investimento sulla strada che da Rovina arriva a Varsi per 250.000 euro, 100 dei quali ci vengono dati attraverso la legge 5 del bando regionale.
Diciamo che il comune di Bore ha un bilancio fortunatamente sano, un bilancio che va messo a posto a livello di entrate, quindi noi punteremo a migliorare le entrate andando a ridurre l'evasione e sicuramente cercheremo di andare in un'ottica di riduzione anche delle imposte comunali, però questo potrà essere fatto solo negli anni strutturalmente, in quanto il bilancio, le entrate maggiori ci provengono dall'IMU, non tanto dalle imposte dirette come può essere un IRPEF che appunto varia in base alla popolazione. Detto questo, comunque siamo molto orgogliosi del bilancio che siamo andati ad approvare, perché rispetto al passato notiamo anche degli investimenti e andiamo in un'ottica di investimenti a lungo termine, i cui frutti si vedano non solo durante il nostro mandato ma anche dopo. Questo, diciamo, è il compito che un buon amministratore deve avere. Continuano le grandi novità alla Nuova Montelli a Borgo Valditaro. Qualche esempio: arance Navel di origine italiana a soli 99 centesimi al chilo, verza chiara a soli 79 centesimi al chilo. Continua inoltre, con grande successo, la consegna a domicilio. Ditta Nuova Montelli, sempre più vicino al cliente. Ditta Nuova Montelli a Borgotaro, una leggenda che continua. Strepitoso Mariani Gomme, via Moronera 13 a Bedogna. Super offerta pneumatici agricoltura per tutto il mese di febbraio su pneumatici delle migliori marche del settore, come Michelin, Trelleborg, BKT, Kleber e naturalmente Taurus. In omaggio con l'offerta il nostro smanicato. Possibilità di montaggio a domicilio per preventivi 333-3968-929 oppure WhatsApp 320-1814-044. Mariani Gobbe, Strepitoso, Bedogna. Essere Lube significa inaugurare 500 negozi dedicati alla cucina. Festeggia con noi il nostro 500esimo store. Troverete promozioni uniche per un tempo limitato e fidati professionisti per progettare insieme la tua cucina. Ti aspettiamo nei Lube e Creo Store. Autocarrozzeria Speedy Car, via Primo Brindani 3 a Borgo Taro. Affida alla grande esperienza della carrozzeria Speedy Car la tua auto, furgone, autocar o camion. Per noi dare l'antico splendore al tuo mezzo di trasporto è un vero e proprio piacere. Grande novità, servizio sanificazione auto con ozono e altri prodotti specifici. Servizio altamente professionale ed ecologico. In 20 minuti ti libera velocemente da virus, batteri e cattivi odori. Speedy Car, soccorso stradale 24 su 24. Speedy Car è convenzionata con le grandi compagnie assicurative. Allora vi diciamo, tutto meglio di prima. Telefono 0525 820113. Speedy Car, autocarrozzeria a Borgotaro, veloci e professionali. L'acqua che finisce negli scarichi arriva ai depuratori. Un complesso processo di trattamento rimuove gli inquinanti e la restituisce pulita al fiume. Montagna 2000. Nuova energia al territorio. Supermercato Carrefour.
Carrefour di Bedonia offre il servizio a domicilio gratuito nel comune di Bedonia, coprendo anche i comuni di Tornolo e Compiano. Grande novità al Carrefour di Bedonia: sushi fresco di ottima qualità con ordini su prenotazione nei giorni di giovedì, sabato e martedì. Buon appetito! Per ordini e informazioni 0525 8245 35. Per ordini via mail info@supermercatosmc.it. WhatsApp 333 6793 607. Ecco a voi le nuove offerte di Baudassi, quello dei prezzi bassi. Turbina da neve Husqvarna, larghezza di lavoro 68 cm a euro 2290. Deumidificatore elettrico Bimar, euro 149. Forno microonde con grill Ferrari, capacità 20 litri, 89 euro. Bilancia digitale pesa persone, 12 euro 90 centesimi. Paiolo per polenta con motore elettrico, in rame, litri 4 a 59 euro. Proprio così, come stai pensando, da Baudassi i prezzi sono bassi. È per questo che si viene da Baudassi. Costruire è importante, scegliere il materiale giusto è sempre più importante. Ecco perché scegliere Centro Edile, dove trovi tutto per l'edilizia in via Pieve 4 bis a Borgo Valditaro, è il massimo. 0525 92 12 18. Inoltre troverai cemento, mattoni, pitture, pallets, legnami e comunque tutto per l'edilizia. Centro Edile a Borgo Taro, via Pieve 4 bis. Domani è martedì 23 febbraio, avremo cielo sereno o poco nuvoloso con presenza di nebbia al primo mattino sulla pianura in progressivo diradamento e nuova formazione dopo il tramonto. Temperature minime in lieve diminuzione con valori tra 6 e 7 gradi, massime invece in aumento deciso con valori tra 16 e 18 gradi, venti deboli, direzione variabile. I programmi di RTA di questa sera iniziano come ogni lunedì alle 20.35 in diretta Punto Sport, conduce Giovanni Bonfiglio. Alle 22 Atlas, alle 22.30 il telegiornale, alle 23 Balla che ti passi, a mezzanotte Rivediamoli del 2000. Per noi è tutto, un grazie per essere stati in nostra compagnia. Appuntamento a domani 19.35 col TG. Buona serata.